Ciao a tutti, oggi voglio preparare con voi la focaccia barese. Vi anticipo subito che non ho le olive giuste, per il resto c'è tutto. L'unica cosa, non so se ci avete fatto caso, se avete mai cercato la ricetta originale, io ho sbirciato un po' dappertutto su internet e, forse ho cercato male, vi posso garantire che non ho trovato una ricetta uguale all'altra. Quindi ognuno fa un po' come vuole. Per cui invito gli amici baresi che hanno la ricetta originale a commentare qui sotto o a scrivermi in privato. Avendo fatto queste ricerche, ho cercato di prendere gli ingredienti, i tempi di lavorazione, i tempi di lievitazione, eccetera, e di farli miei. E quindi ho cercato di mettere un po' tutto insieme e quindi preparerò con voi questa focaccia. Dopo vedremo com'è e vedremo se ci ho visto giusto, magari commentate, fatemi sapere che cosa ve ne pare, e assaggiando capiremo appunto se è buona oppure no. Iniziamo subito. Man mano che li metto vi dico gli ingredienti. Iniziamo con 100 ml di acqua, in totale ne occorreranno 340 ml, ma i primi 100 li utilizziamo per sciogliere 15 g di lievito. L'acqua è tiepida, invece per quanto riguarda l'altra acqua possiamo tranquillamente utilizzare dell'acqua a temperatura ambiente. Sciolto per bene il lievito aggiungiamo 5 g di zucchero e chiaramente mescoliamo. Aggiungiamo adesso 350 g di farina di tipo 0, ovviamente di grano tenero. E poi aggiungiamo 250 g di semola rimacinata di grano duro. Diamo una veloce mescolata. Impastatrice, come vedete non ho il classico gancio ma la frusta a fiore. Adesso aggiungo 150-140 g di patate lesse che ho già schiacciato, come vedete. Sono ancora tiepide. L'importante è che non siano bollenti. Aggiungo i restanti 240 ml d'acqua e inizio ad impastare lentamente. Passati 6-7 minuti, ci fermiamo per un momento. Se l'impasto vi sembra troppo duro alla vista o al tatto, aggiungete 40-50 ml d'acqua. Mi raccomando, mettetene sempre poca per volta. Ci fermiamo perché adesso ne approfittiamo, io metterò un altro goccio d'acqua, per mettere un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo 15 g di sale. Prima di aggiungere l'acqua voglio vedere se con l'olio diventa un po' più morbido, magari ce l'aggiungiamo in corso d'opera. E continuo ad impastare per altri 4-5 minuti. Passati 5-6 minuti, io dopo aver messo l'olio non ho aggiunto altra acqua. Andiamo a fermare l'impastatrice. Lasciamo un attimo l'impasto da parte. Sulla leccarda del forno mettiamo un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva che spennelliamo col pennellino lungo tutta la superficie. Mi bagno le mani con un po' di olio extravergine di oliva e divido l'impasto in due parti. Ovviamente faccio ad occhio. Do la classica forma di una palla e lo metto sulla leccarda. Alla stessa maniera faccio con il rimanente impasto. Eccoci qua. E adesso lo metto nel forno chiaramente spento a lievitare per 2-3 ore. Passate 2 ore, ecco il risultato. Ho separato l'impasto
Adesso metto un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva sul fondo della teglia, distribuisco l'olio per bene sul fondo e anche un po' sui bordi, mi ungo i polpastrelli e trasferisco in teglia l'impasto che vado ad appiattire. Gli ingredienti che vi ho dato occorrono per due teglie da 30-32 cm di diametro. Nel frattempo ho anche acceso il forno in modalità statica e l'ho messo al massimo. Dovrà essere ben preriscaldato, quindi più o meno accendetelo una ventina di minuti prima di infornare le focacce. Perfetto, fatto la prima, alla stessa maniera facciamo la seconda. Se sa per bene anche questa, possiamo iniziare a condire le focacce. Ho lavato i pomodorini e li ho incisi soltanto con il coltello, per cui li vado, guardate, a dividere a metà con le mani, in maniera tale che possano rilasciare il loro succo direttamente, guardate, sulla focaccia, e li faccio affondare nella massa. Guardate com'è bella umida la focaccia. Messi tutti i pomodorini, snoccioliamo le olive e le facciamo sempre affondare nella massa. Messe le olive, andiamo a mettere un po' di origano ed un pizzico di sale fino. Sono pronte, adesso bisogna infornarle velocemente per evitare di far stare il forno aperto, quindi let's go! Il forno è caldissimo, mettiamo la prima sotto e l'altra sopra. Ho chiuso subito, come avete visto, il forno è a 250 gradi in modalità statica, l'ho messo a preriscaldare più di 20 minuti fa, quindi è molto molto caldo. Adesso lascio cuocere per 30 minuti, fra un quarto d'ora inverto la posizione delle focacce. Mi raccomando, non ve lo dimenticate, altrimenti quella che avete messo in basso la bruciate. A tra un po'. Passati 15 minuti andiamo a sostituire le teglie. E richiudiamo subito. Ed eccola qui, guardate. Guardate che bella, ho tolto la prima, così la taglio e l'assaggio con voi. Vedete com'è croccante. Che bella. E ovviamente ne assaggio un pezzo con voi. Messa da parte la fetta che assaggerò con voi appena si raffredda, ho appena sfornato la seconda, un po' più bruciacchiata, ma vi assicuro che è stato voluto, perché forse un po' troppo, ma a me piace così. Sentite che croccantezza. Allo stesso tempo molto morbida. Chiaramente assaggio anche questa con voi. Assaggio di rito con voi, la prima. Sono emozionato perché non la mangiavo da quest'estate in Puglia. Di sicuro non è come quella lì, però mi sono avvicinato molto.
assaggio la seconda. Sinceramente pensavo che questa fosse leggermente meno buona perché è un po' più spessa e solitamente la focaccia pugliese, barese in questo caso, è più sottile, ma devo dire che forse è più buona di quella di prima. Ragazzi, la ricetta ve la lascio nella info box, oppure se siete sul blog ve la lascio nel post. Mi raccomando, seguitela alla lettera. Se volete, per farla abbrustolire, per farla dorare un po' di più, lasciatela qualche secondo in più sotto al grill. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividetelo. Se questa ricetta vi è piaciuta, condividete il video e commentate facendomi sapere come vi è venuta e che cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un gran bel like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!